qui accanto a me Andrea Roncato, ospite delizioso e prestigioso del Roma Web Fest. Però non soltanto ospite, perché Andrea, io so che tu sei in giuria e sarai tra quelli che giudicherai i cortometraggi in concorso. Li ho già visti tutti, ho già giudicato e devo dire complimenti a tutti perché il livello era molto alto, alcuni lavori erano veramente fatti bene, recitati bene, girati bene, con bella fotografia, c'erano prodotti ottimi. Ed è una cosa bella perché il futuro sarà anche il web, il futuro saranno le piattaforme tipo Netflix o cose del genere, e anche il web avrà la sua importanza, soprattutto per i giovani. Ricordiamoci che i giovani sono quelli che vanno di più al cinema, che servono, e vanno di più anche al cinema nelle sale. Ormai io vedo la percentuale di giovani che va al cinema è altissima, invece è molto più bassa quella dei grandi, diciamo che il fulcro di quelli che vanno al cinema è dai 15 ai 25 anni, quindi quelli che incassano molto in sala sono film per i giovani, o film comici, o film horror, o fantascienza, o cartoni animati che restano sempre i privilegiati, dovendo, sai, un cartone animato porta al cinema il figlio, il bambino, coi genitori, quindi hai 3-4 persone ogni volta che vanno al cinema. E i film d'autore, per dire, sono già più visibili dalle persone adulte, e quindi le persone adulte già fanno sempre più fatica ad andare fuori al cinema. Però ci sono queste piattaforme tipo Netflix che poi ripropone dei film bellissimi, e ormai la gente ha dei televisori da 50 pollici a casa e si rivede così. E Andrea, ma tu da uomo di cinema, come vivi invece, qual è il tuo rapporto personale con il web invece? Beh, io sono uno che va su Instagram di giorno, posta le sue storie, faccio vedere, tengo al corrente i miei follower di quello che faccio, mi diverto anche perché comunque il pubblico va amato in tutte le maniere. Io sono uno di quelli convinto che chi fa il mio mestiere, se non sapesse il pubblico, non sarebbe nessuno. Quindi sia il pubblico che ti ferma per strada, che ti chiede un selfie, che ti chiede un autografo, che vuole fare due chiacchiere con te, è lo stesso pubblico di Instagram, di Facebook. È giusto seguirlo perché è un mezzo come un altro di arrivare alla gente, e la gente, perché fa il mio mestiere, è importantissimo. Un'ultimissima domanda per Andrea Roncato, ma secondo te ci stiamo proiettando in un mondo sempre più virale? Sì, sì, purtroppo sì, perché il fatto di essere virali fa avere dei successi improvvisi di cose che casomai non hanno una base, non hanno un valore, e quindi da un lato fa in modo che tutti possano avere successo per una bella idea che hanno, da un altro esalta troppo delle cose che in fondo non hanno una base solida. Ma ormai è diventato così anche la televisione. Io vedevo il Grande Fratello VIP. Cioè, VIP per me una volta era uno che faceva film, che scriveva libri, che faceva quadri, che faceva invenzioni, che faceva cose veramente molto importanti. Adesso io lo dico sempre quando i ragazzi mi fermano per dire cosa posso fare per andare al Grande Fratello VIP, anche perché per loro è diventato un traguardo importantissimo, non sapendo che invece poi, finita la trasmissione, tutti tornano più o meno nell'anonimato. Vabbè, io gli dico: tu ti spogli nudo, vai in centro, fai un giro col tuo cagnolino nudo, ti fai fotografare, stai tranquillo che l'anno dopo fai il Grande Fratello VIP, l'Isola dei Famosi, e tutte le domeniche sei in televisione ospite di qualche trasmissione. Un po' diverso però è forse la carriera dell'attore, un po' diverso può ancora essere... Un po' diversa anche perché, ripeto, essere VIP perché sei stato piantato dalla tua ragazza in diretta, o essere VIP perché hai fatto la passerella mezza spogliata al Festival di Venezia, mi sembra un controsenso, però adesso è anche così. Grazie ad Andrea Roncato per la sua disponibilità e... Grazie a voi. In bocca al lupo e sempre tanto tanto successo. Viva il lupo.